mai costruita una bambola? Sì, io da piccola avevo le bambole e costruivo le brazze, erano bellissime. Gli mettevo i piedi, no, le scarpe e basta in realtà. Ma non so se ci hai fatto caso, ma io sto letteralmente creando una serie di bambole, guardale. Gli mettiamo anche la scatola, guardale. No, questo è il mio gioco preferito nel mondo, te lo dico già. Bellissime, le devo vendere? Sì, vendere. Ok, vendute per $240, mica male. Ok, allora ci provo io, questa okay. È una sfida, Matt. Oh, assolutamente sì, Doll Factory, obiettivo fare la bambola più bella della storia. Allora, vai. Devi sapere che io sono esperta di bambole, eh. Ah, davvero? Beh, sì, perché io da piccola le avevo tutte. Beh, in questo momento fanno... Nina, hai lisciato le braccia? Ah, ok, no, no le hai no, prese no, no, fanno un po' paura ste bambole in questo sì, momento. Sì, effettivamente sì, poi... così, sì. Vabbè, ok. Aspetta, con questo le colori? Sì. Oh, con... bello! I capelli biondi da principessa e il vestito da principessa. Mi sembra giusto, guarda quante belle bambole. Gli puoi mettere anche la scatola. Mamma mia, le adoro. Anzi, mi vai a comprare delle bambole? No. Vediamo. $473! Hai appena fatto il record. Ho vinto. Non ci posso credere. Non gioco più. Dammi qua, ti faccio vedere io. Livello 3. Ah, intanto guarda che noi stiamo guadagnando soldi e stiamo a 700 euro. E che cosa dobbiamo fare con quei soldi? Con i soldi possiamo comprare i negozi. I negozi in cui vendere le bambole, no? Io vorrei tanto un negozio di bambole, Matti. Beh, sì, sarebbe molto bello. Mamma mia, che paura. Però ogni tanto ho paura di prendere gli ostacoli cattivissimi. No, impossibile. Devo scegliere il colore. Voglio questo. Vai. Questo colore qua. Oh, i capelli. I capelli così. Bella. Oh, bellissima. Ma questo, no, l'altro vestito, secondo me. Ho sbagliato vestito. Vabbè, almeno le impacchettiamo, dai, okay. Le impacchettiamo. Vediamo, ricordati che io ero a 473. Vediamo a quale prezzo me le fanno vendere. $564! Mi hai superato. Oh sì, non ci credo. E vai. Sai cosa voglio provare? Cosa? Vorrei vedere se facciamo una bambola brutta quanto la vendo. Ok, ci sto. E allora, scusami, come si fa la bambola brutta? La bambola brutta è facilissimo. Senza testa. Ma Nina, quella bambola non ha la... Nina, hai fatto cadere le bambole. No. Sei rimasta con una mano vuota. Sì. Ok, ora mettiamo solo... Ah, e poi... Ma che cosa stai facendo? Ok. Ma è inguardabile. Ma no. Ma è che bellissima. Schifo. Ma poi aspetta. Ah, infatti manca una gamba. Ah, vedi? Puoi comprare il negozio. Lo vogliamo comprare? Ok, compriamo il negozio online. Comprato. Che bello, guarda, abbiamo un negozio online. Ora vendiamo ti immagini una bambola di Nina e Matti. Wow, sarebbe davvero magnifica. Schifo, schifezza, bambola, schifezza. Schifo, schifezza, bambola, schifezza. Mamma mia. Va bene, ok, faceva schifo quella bambola. Ma volevo provare. Dai, ora toccate, vediamo cosa sai fare. Ti permetto di farne una buona. Una bella, però. Se giuro che se stavolta la rifai schifosa, poi gioco io. Va bene, mi impegnerò. Ma quella bambola non ha la testa? Ho sbagliato, Matti. Ho sbagliato, Matti. Ecco, io ho scoperto una mia nuova paura. Le bambole senza testa? Sì! Scusa, Matti, è che ho sbagliato. Fanno paurissima. Infatti non ha nemmeno i capelli. Oh, mamma mia, è una bambola con vestito ma senza una testa. Sì, poverina. Vabbè, vendiamola. Oh. Aspetta, perché va nel negozio? Non perché ci danno dei soldi bonus col negozio e poi 740. Ma io dico, ma chi se la compra una bambola? Perché la bambola senza testa ha il suo fascino, è una bambola horror. Iniziamo a fare sul serio, va? Ah, sì. Iniziamo a fare sul serio che qua non c'è niente da scherzare. Qua io voglio arrivare a 1000 euro e questo sarà l'obiettivo. Ah sì, 1000 euro. Farò un livello da 1000 euro. Stai a vedere, non sbaglio. Vediamo mai se ci riesci. Non sbaglio mai. Poi fa un rumore bellissimo. Wow, okay. Ma ce l'hai tantissime, Matti. Te l'ho detto che qua non si scherza. Capelli rosa. Capelli un po', guarda, un po' multicolore. Ma che belle! Multicolore! Che belle! Anche io voglio farlo così. Mamma mia, che multicolore che ho fatto! Anche io, però! Vediamo, sell. $86 bonus per il nostro store. E poi? No!
Quasi a 1000. Tocca a me. Io aspetta, farò 1000 prima di te. Prima devo fare una cosa. Cosa? Prima di continuare volevo fare un grande saluto a Sere8571 che ci ha taggati su Instagram con l'album di figurine di Rin e Matti. Tra l'altro Matti, Sere commenta tutti i nostri video, quindi la salutiamo. Ciao un Sere. Un salutone. Ricordate, visto che tutti avete l'album, giusto? Visto che... Eccolo qui, guardate che bello. Siete andati già in edicola a prenderlo, no? Visto che l'avete già fatto tutti dall'Italia Nord a Italia Sud, beh, adesso taggateci su Instagram, così vi salutiamo in un video. E fate la caccia al cornetto d'oro, ce ne sono solo 30. Comunque, ora devo arrivare a 1000 dollari prima di te, quindi farò la mia gara di bambole. No, sbaglia. Matti, mi arrabbio tantissimo. No, Matti, guarda che ti faccio perdere dopo. Oh no, non si vede più niente. Va bene, continua. No, oh, dai, sto scherzando. Riceverai la mia vendetta. Va bene. Ma io voglio fare come avevi fatto tu. Cioè? Metà e metà. Oh, vabbè. L'onda lungia? L'onda lungia, sì. L'onda lungevolezza. L'onda jiu-jitsu. Eccole le scatolone. Ma che belle. Io devo arrivare a 1000 euro. Ci arriverò perché ho fatto delle bambole bellissime. Vediamo, attenzione, 79 dollari per sì, il nostro bel negozietto. Perfetto. E... ragazzi, Nina ha fatto meno di me. E indovinate chi sarà il primo ad arrivare a 1000 euro? Com'è possibile? Non è possibile. Tu mi hai fatto sbagliare. No, mi hai fatto... cosa sei ora bello. vedi tu. Vai. Cosa intendi? No, non mi far cadere, però. Sì, ti faccio cadere, lo sai no, perché? Perché tu sei un falsarino. No! Me le fate cadere tutte! Dai, però, ma così non è giusto! Scusa, Matti, non volevo. Dai, hai esagerato, non ho nemmeno le bambole colorate, sono grigie. Quella è colpa tua. Però guarda che bel vestitino sì, blu con i capelli blu. Ho l'impressione che questa non sarà la nostra partita da 1000 euro. No, ma la prossima sì, Matti. Vediamo. Ti immagini arriva a 1000? No, infatti 700. Solamente 700. Ah, dai, Ninna, questa volta non ti do fastidio, ma dobbiamo arrivare assolutamente a 1000. Che io voglio comprare un negozio vero, non un negozio online. Quindi Ninna e Matti ora vendono bambole? Sì, esatto, il nostro negozio di bambole. Prossimamente in tutte le città. No, non è vero, non è vero. Questo, solo l'album in edicola. Solo l'album. Sì, infatti. Vediamo un po'. Oh, non puoi sbagliare, eh. Basta. Ora faccio tutte. Tutto bello Matti, preciso. No, ma non è colorate quelle davanti. No. Ma non ci voglio credere. No, e poi questa manca un braccio. Ma chi? Ma che? Un disastro. Ma non è possibile. Mi hanno sabotato. Questo è un disastro allo stato puro, leggendario. Vediamo. Secondo me non arrivo a 1000. Oh, 935. Ma dai, ma che è? Ma stiamo scherzando. Qua devo far girare la mia elica. Io sono energia. Arrabbiatissima. Vai tu. Bene. Vediamo cosa sai fare. Vediamo. Non posso assolutamente sbagliare. Chi sbaglia è perduto. Questa volta devo fare assolutamente il livello da 1000 euro. È difficilissimo arrivare a 1000, Matti, è quasi impossibile. Ok, non sbagliare. Molto bene. Oh no, ho perso qualche gamba. No, Matti. Vabbè, non fa niente, ora recuperiamo. No, ma le hai tutte. Ce le ho tutte? Ma sì. Ok, perfetto. Vestito ro. Bella. Scatola. Bellissima sta bambola. Sì, è ci bellissima siamo, ma la comprerei, voi la comprereste? Beh, è davvero molto molto carina, ma adesso noi abbiamo un solo obiettivo. Okay. Possiamo comprare una boutique. Oh sì, la boutique la voglio. La compriamo? Sì, la 3, voglio. 2, 1, 4.000 dollari per la nostra boutique. Sai che differenza c'è tra un negozio e una boutique? No, sinceramente no. Uno si chiama negozio e uno si chiama boutique. No! 1253 euro. Prova a fare di meglio se hai il coraggio. Tu sei un falsacchiotto. Questo gioco mi odia perché io prima ho detto che sono esperta di bambole, che le so fare tutte bene, belle, bellissime. E invece no, il gioco mi odia, guarda. Dai, non ci rimanere male. In fondo sono solo delle bambole, giusto, falsacchiotti? No, io sono arrabbiatissima, Matti. No, non esserlo. Pensavo di essere la più brava del mondo. Fidati di me. Amen. Fidati di me. Questo è un ottimo... Oh, forse non guarda, è l'ultimo livello. Come no? Guardate belle. Ho l'impressione. Sono bellissime. Ho l'impressione che queste bambole non sono così belle da arrivare a 1000 euro. Sono fantastiche. Matti, che cosa stai dicendo? Dai, guarda quanti soldi sto facendo. Tantissimi soldi. Oh. Al
Allora, non ti ho superato e questa cosa non mi sta assolutamente bene perché il gioco mi odia, però almeno sono arrivata a un po' di dollari. Ti propongo una sfida. Sì. Adesso io farò il livello da bendato e se faccio più di 1000 dollari sono il campione di questo gioco. Sì, sì, sono allora, mi metto il capello in questo modo, così tipo... Non so capire, aiuto. Ok, perfetto, ci vedi? No, giuro che... Quanti sono questi? 4. Hai indovinato? Cosa? No, no, non è vero, non è vero, non l'hai indovinato. Okay. Ok, quanti sono questi? 3. No, ok. Aspetta, ti avvio il gioco. Ok. Vai, puoi iniziare. Vado? Sì. Ok, allora okay, iniziamo. Vai, allora. Ok, sì. Come sta andando? Beh, tutto bene. Tutto... Perfetto, sinistra? Sì. Destra? Okay, perfetto. Uh-huh. Centro? Sì. E ora un po' più destra. Ok, perfetto. Però dimmi quando sono arrivato. Ce l'hai tutte, ce l'hai tutte. Ce l'ho tutte? Sì, sì. Ok, vado. Ragazzi, l'avete visto? Ok, che è successo? Niente. Non vuol dire niente. Che è successo? Dai. Ok, aspetta, ok. Dimmi quando ci sono. Arrivato, quasi, quasi. Aspetta, le impacche. Ok, vai, okay. Ci sei. Vado, mi tolgo il cappello, eh. Sì, sì. Ok, premiamo sell e ho venduto una mano. No, Matti, devi rivedere questo livello. Tu hai schivato tutte le bambole che c'erano. Cosa? Facevi slalom tra le bambole, non ne hai presa nemmeno una. Aspetta un secondo. Replay. Ma cosa? Ma non è possibile una cosa del genere! Sì, 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 è possibilissimo, Matti, l'hai fatto, ma ora voglio provarci io. Beh, c'è da dire che ho guadagnato ben 0 euro. Vediamo se tu riesci a fare di meglio. Qua c'è il tuo tablet, stai attenta che c'è anche il microfono. E non spiamo, Non riesco a mettere il cappello come l'hai messo tu. Allora, ecco così, brava, perfetto, così è perfetto. Ma mi cade! Te lo tengo io, te lo tengo io. Ok, grazie. Vai. Vado? Ok, teniamo il cappellino, vai! Allora. Le ho prese? Mamma mia, sì che le hai prese. Sì? Che mossona. Sì? Sì, che c'è? No, niente. Tutto bene? C'è stato un piccolo incidente di percorso. Bambole, bambole cadenti. Le cadenti? Chiamerò. Sono cadute? Sì, ma non ti preoccupare. Ma sono arrivata? Ancora no. Continua. Ok, okay. Bravissima. Ho sentito il rumore. Oh, non ci credo. Ok, sei arrivata. Non ci posso credere. Una! Hai fatto... una bambola. Ma almeno è bella. Io non l'ho nemmeno visto. C'è da dire che è davvero molto molto carina. Ma però... ha tutte le braccia? Sì, solamente che ecco non è per niente. Ecco, beh, è solo una. Vabbè, ma ti ha almeno fatto più di te. 7 dollari e 152. Sì, vabbè, con una bambola sola. La bambola più bella del... Anzi, ti sfido. Cosa? Fai più di me con una sola bambola. Devo guadagnare più soldi di te con una sola bambola? Uh-huh. E come dovrei fare, scusa? Provaci. Ok, quindi questa è la mia unica bambola. Sì. E vai, ok, così. Fai una sola bambola e vediamo se fai più di me. Ok, va bene, ci sto. Accetto la sfida. Okay. Oh, è difficile pure schivare le bambole qui. Devi essere un ninja. Guarda. Ah, questa non ha la lingua? Sì, sì, sì. Ok. Tu avevi fatto 200 qualcosa. 232 non se non sbaglio. Sì. Vediamo un pochino. Vendi. Oh. Cos'è? No, aspetta. Cosa? Ma ho guadagnato meno, so. 240? E mai non mi ricordo quanto abbiamo fatto prima. Penso 238, qualcosa del genere. Non ci posso credere. Hai fatto più di me. Vabbè, no, adesso basta però. Facciamo un bel livello, non un brutto livello. Ah, no, è già partito, non me ne ero nemmeno accorta. Nina, adesso te lo dico, voglio 5 milioni di euro, Nina, me li dai tu? Hai lisciato un braccio. No, Matti, non ci posso credere. 5 milioni di euro. Ma non sono capace io a giocare a questo gioco. Dai, dobbiamo diventare ricchi, dobbiamo costruire il negozio quello super mega costoso. Ok, ok, allora, secondo me queste valgono, proviamo a indovinare. Okay. 600 euro. 600 euro? Sì, 600. Vediamo? Attenzione. Oh, vabbè. 840, ricchissimi, ricchissimi. La ricchezza di Ninna, mamma mia. Ma hai iniziato un altro livello senza di me? Sì, perché prima ho sbagliato, quindi devo recuperare. Dai, però, uffa, non è giusto no, così. Matti, io mi giusto. Annoio se mi sei giochi solo te. No, è impossibile. Dai. Guarda, Tutte le gambe, tutte le braccia, tutte le bambole. Scegli destra, destra, destra. Colorate. Sì, ok. Oddio, no. Stai per vendere una bambola grigia? Tutte.
tutte grigie. Che schifo. No, sono bellissime anche quelle grigie. Oh, oh, Ninna, mi sa proprio che qui non arriveremo a mi... Vabbè, oh, però c'è da dire che non stiamo superando il record da un bel po' di tempo, sì, eh. Sì, infatti, tocca a te, vediamo se il gioco ti vuole più bene a te o a me. Vai, 3, 2, 1, inizia. Guarda quante bambole hai. Oh, no, ne ho lisciata una. Vabbè, non fa niente. La testa, oh, okay. Ok, tutte le braccia, stai attento. No, dai, ho sbagliato. Vabbè, vabbè, ora recupero. Braccia destra, braccia destra. Sì, perfetto. Ok. Ok, colora la bambola. Bionda? Sì. Però te è sempre più facile comunque. I miei livelli sono molto semplici, devo ammetterlo. Guarda, ho fatto proprio una principessina della Disney. Oh, questa sembra Cenerentola. Molto carina, ma... Ma secondo te costano di meno se non hanno la carta, l'involucro? Come si dice, la scatola? Sì, secondo me costano di meno. Ma non ho superato il record. Comunque non ti vorrei dire una cavolata, ma siamo al livello 18, eh. Non è male, non è affatto male. 18 come i miei anni. No, in realtà Ninna tu ne hai 20, non so. No. Praticamente quando te nasci nel 2001 e poi sei nel 2021. Smettila di dire 2001, io sono nata nel 2004. La cosa divertente è che nel 2022, cioè l'anno in cui siamo ora, tu fai un altro anno, quindi arriverai a 21. No, perché io non invecchio. Brutta scoperta, amica mia. Senti, io mi sono stufata, faccio una prova. A fare che? Senza scatola. Le vendo così. Le vendi senza scatola? Sì, così. Non ci posso credere. Ma sì, voglio vedere una senza braccio, senza scatola. Insomma, tutto a caso. Vai. Vediamo. Ninna, hai fatto un grande casino, secondo me. Ecco, appunto, non sei arrivata nemmeno a 1000 euro. Basta! Adesso supero il record. Provaci, vediamo cosa sai fare. Ok, iniziamo. Non possiamo assolutamente sbagliare un colpo. Cioè, praticamente qui se ne sbaglio uno non faccio il record. Ma questa è una brutta fabbrica. Perché? Perché. Brutta. Ok, non è una brutta fabbrica. Questa è la fabbrica che mi farà diventare milionario. Guarda. Wow, belon. Ma che lingua parli belon. Ora? Ricchezza Vediamo. Massima. Voglio diventare ricco. Dai, ti prego. Matti, guarda che se fai più di 1200 se superi il record mi arrabbio. Ti prego dimmi di sì. Sì! Di 40 dollari ma l'ho superato. Ok. Ok, sai che ti dico? Sono più agguerrita. Agguerrita. Sì, io farò il record dei record dei record mondiali. Oh mio Dio, sei seria? Ah, Matti, farò le bambole più belle del mondo che tutti i falsacchiotti vorranno comprarle. Va bene, vediamo se ce la fai. Questa è la bambola dei falsacchiotti ufficiale, vediamo come la faresti. Io non me la rischio, ecco. Quindi la tua bambola ufficiale dei falsacchiotti è... Con colori diversi. Sì, Matti. Ma scusami, se io volessi solo un colore? E ti compri quella di solo un colore. Non è che le devi comprare tutte. Scusa, eh. Non hai tutti i torti. No. Dove vai? Eccomi. Attenzione, Gigi. L'ho superato. Hai superato il record. L'ho superato. Perché io sono brava. Di nuovo, aiuto. Tirami giù. Ah. Oh. Ok, grazie. Ma cos'è lì che è troppo forte? Mi fa volare. Ok, va bene. Allora, adesso creerò la mia bambola dei falsacchiotti. Ok. Vediamo com'è la tua bambola dei falsacchiotti, allora. Ok, vediamo un pochino. Attenzione, s'il vous plaît, avec moi. A buscita. Ok, la mia bambola dei falsacchiotti non ha la gamba sinistra. Sì. No, invece gliel'ha messa. La mia bambola dei falsacchiotti è orribile. Ha i capelli rosa. Perché senza gambe? Fa paura. No, ce le ha le gambe. Ecco, questa è la mia bambola dei falsacchiotti. Ok. È bellissima, eh. Io non la comprerei nemmeno per un euro. Voi la comprereste? Scrivetemelo nei commenti. No. Proviamo vendi e vediamo quanti soldi vale la bambola di Ninna e Matti fatta comunque da Matti. Comunque siamo a poco meno di me. Tu sei scarso, io sono brava. Di pochissimo. Non ci posso credere. Allora sono pronta per fare la bambola di Ninna. La bambola finale di Ninna in campionessa. Sì, sai come si chiamano queste bambole? Come? Ninna. Che cosa c'è di originale? Che hanno il mio nome e sono le mie bambole. Oh, effettivamente... non hai colorato l'ultima bambola. Però ci assomiglia, è vero, è bionda come te. Sì, tra poco mi metto un vestito blu e mi vendo. E chi ti compra? No dai, stavo scherzando. Ovviamente sei molto carina, ma non quanto queste bambole. Molto carina per queste bambole che valgono
Vabbè, io ho fatto il record e mi accontento di questo. E secondo voi qual è stata la bambola più bella? La mia. Sì, vabbè, la mia è stata più bella. Cliccate sui video che sono comparsi in questo momento e noi ci vediamo nel prossimo video di Lin e Mattiz Games che cliccherete. Ciao! Ciao!